Premier europei in videoconferenza sull'emergenza Covid, essenziale accelerare le campagne di vaccinazione. Dati in peggioramento dei contagi in Italia, che aumentano del 10% nell'ultima settimana, verso l'inasprimento delle misure. Bologna in arancione scuro. Varato il sottogoverno, Bellanova di Italia Viva e Morelli della Lega viceministri ai trasporti, delega anche a cancelleri del Movimento 5 Stelle. Funerali di Stato a Roma per l'ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci uccisi in Congo, presenti Draghi e diversi ministri del governo. Il presidente di ALIS, Guido Grimaldi, annuncia un nuovo documento per il governo, nuove risorse essenziali per il rinnovo automezzi e la formazione. Buonasera. Summit in videoconferenza tra i premier dell'Unione Europea oggi pomeriggio per discutere dell'attuale situazione della pandemia e delle vaccinazioni, sia sotto il profilo dei rapporti commerciali con le case farmaceutiche che della pianificazione delle campagne. È stata affrontata anche la necessità di garantire i trasporti ed il flusso senza ostacoli di beni e servizi nel mercato unico, anche ricorrendo ai corridoi verdi. Dai leader europei è emersa, come abbiamo detto, la necessità di imprimere un'accelerazione ai piani di vaccinazione nazionali, anche lavorando con l'industria per aumentare la capacità di produzione di vaccini ed adeguarli alle nuove varianti. È risultato inoltre evidente il bisogno di incrementare la disponibilità di materie prime, facilitare accordi tra i produttori delle catene di approvvigionamento ed adattare le strutture esistenti. Intanto la campagna di immunizzazione italiana accelera leggermente. Da lunedì 22 febbraio sono circa 100.000 al giorno le somministrazioni effettuate, anche grazie ai primi contributi dei medici di base. Ma rimane il problema dei rifornimenti. L'Italia non intende rassegnarsi ai tagli di dosi di vaccino anti-Covid e avvia, in accordo con l'Europa, una forte pressione sulle aziende, le quali a loro volta annunciano una spinta sulla produzione. Una posizione netta, quella annunciata in Parlamento dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha sottolineato come il nostro paese sia al lavoro da tempo per verificare concretamente la possibilità di mettere a disposizione impianti farmaceutici italiani per accelerare la produzione dei vaccini. Voglio ricordare, ha detto il ministro nelle comunicazioni al Parlamento sulle nuove misure per il contrasto della pandemia, che il vettore virale del vaccino AstraZeneca viene dall'IRBM di Pomezia e che l'infialamento sia per AstraZeneca che per Johnson & Johnson avviene e avverrà presso la Catalent di Anagni. Intanto AstraZeneca, all'indomani dell'indiscrezione circa un probabile dimezzamento delle dosi previste per l'Unione Europea nel secondo trimestre 2021, assicura il proprio impegno con l'obiettivo di rispettare i contratti, pur sottolineando le difficoltà legate alla produzione del vaccino. La trasmissione dei contagi si aggrava nel paese. L'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe evidenzia che dopo 4 settimane di stabilità, nella scorsa settimana si è registrata un'inversione di tendenza con un incremento a livello nazionale del 10% dei contagi, segno della rapida diffusione di varianti più contagiose. In 41 province l'incremento dei nuovi casi è superiore al 20% ed è salito da 6 a 8 rispetto alla scorsa settimana il numero delle regioni che superano la soglia critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. L'Istituto Superiore della Sanità ha rilevato che la variante inglese ha una trasmissibilità superiore al ceppo che finora circolante nel paese del 37%, con punte che arrivano al 60%. Facile quindi prevedere che domani vengano decise misure più restrittive in alcune aree del paese, Lombardia, Emilia-Romagna e Campania ad alto rischio, e sembra già certo che Bologna entrerà in area arancione scuro. Oggi, nel corso di un incontro dei rappresentanti delle regioni con la ministra delle Autonomie Maria Stella Gelmini e della Sanità Roberto Speranza, è stato confermato che il governo manterrà l'impostazione del sistema a fasce di rischio. Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato, ha detto la ministra, e questo deve essere l'obiettivo principale anche per i prossimi mesi. Inoltre, per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche, ha proseguito la Gelmini, le chiusure non entreranno più in vigore di domenica, ma di lunedì. Ma su questo argomento è ancora alta la conflittualità all'interno delle forze di maggioranza. Oggi botta e risposta tra i leader della Lega e del PD sulle strategie di contenimento del contagio.
Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o ad altri mesi addirittura di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio, si intervenga a livello locale, però parlare già oggi di una Pasqua chiusa in casa non mi sembra rispettoso degli italiani. Subito su Facebook la risposta di Zingaretti. Vedo che sulla pandemia Salvini purtroppo continua a sbagliare e rischia di portare fuori strada l'Italia. Buonsenso e coerenza, ha continuato il numero uno del PD, è avere una linea indicata dal governo e rispettarla. Così si sta in una maggioranza e si danno certezze alle persone, i problemi si risolvono, non si cavalcano. Percorso comunque ieri sera l'ultimo miglio nella formazione del governo, fumata bianca a Palazzo Chigi dopo diverse sospensioni per giungere al difficile compromesso tra le forze politiche. Mario Draghi perplesso a fine consiglio. Sintomatica la sua frase: spero che l'elenco possa essere soddisfacente per tutti, adesso mettiamoci a lavorare. 39 sottosegretari, di cui 6 viceministri, 20 uomini e 19 donne, secondo il bilancino del manuale Cencelli, che ha suddiviso le nomine con quote ben precise. 11 al Movimento 5 Stelle, 9 alla Lega, 6 al PD e Forza Italia, 2 Italia Viva ed 1 rispettivamente a Più Europa e l'EU. Beh, questo è un governo che interamente è stato fatto con delle proporzioni tra i partiti, perché è un governo che oggettivamente ha una ampissima rappresentanza partitica all'interno, di conseguenza è normale che ci sia una ripartizione diversa rispetto a quella che avevamo prima con due singoli partiti al governo o tre nel Conte 2. Non si può leggere la nomina dei ministri come la nomina dei sottosegretari con le logiche del passato. Questo è un governo del Paese e un governo a cui non esiste nessuna formula politica, quindi non ci sono dimezzamenti o promozioni. Si tratta di capire se si vuole lavorare insieme per il rilancio del Paese, piano pandemico e rilancio economico, oppure continuare a ragionare con le logiche del passato. 3 i sottosegretari che faranno squadra con il ministro ai trasporti e alle infrastrutture Enrico Giovannini, Teresa Bellanova di Italia Viva e Alessandro Morelli della Lega, che assumono anche le funzioni di viceministri, e Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle. Altro ministero fondamentale per il rilancio sostenibile del Paese è quello alla transizione ecologica, che vede a fianco al ministro Roberto Cingolani due sottosegretari, Ilaria Fontana del Movimento 5 Stelle e Vania Gava della Lega. A tal proposito, per evitare conflitti di competenza tra questi due ministeri, sono stati definiti i rispettivi compiti lì dove erano evidenti delle possibili sovrapposizioni. Ai trasporti rimarrà il Dipartimento per la mobilità sostenibile e la gestione del trasporto pubblico locale, mentre al Dicastero per la transizione ecologica viene affidato il coordinamento del CITE, il Comitato Interministeriale sul Green, che si occuperà anche dell'economia circolare. Ricompare intanto sulla scena politica l'ex premier Conte, che nei giorni scorsi ha incontrato Grillo per disegnare la svolta nel Movimento 5 Stelle. Sarebbe solo questione di tempo e dopo le necessarie modifiche allo statuto, Conte dovrebbe assumere il ruolo di capo politico dei pentastellati. La nuova linea verso Conte sembra avere un riflesso nelle dichiarazioni del ministro degli esteri Luigi Di Maio, rilasciate oggi alla Repubblica. Questo governo rappresenta il punto di arrivo di un'evoluzione in cui i 5 Stelle mantengono i propri valori, ma scelgono di essere finalmente e completamente una forza moderata, liberale, attenta alle imprese, ai diritti e che incentra la sua missione sull'ecologia. Intanto è stata presentata l'istanza al Senato per la creazione di una nuova componente dal nome L'Alternativa CE, cui aderiranno gli espulsi del Movimento 5 Stelle che non hanno votato la fiducia al governo Draghi. Ma veniamo adesso alle notizie sulla nostra associazione. Alice al lavoro su un nuovo documento da presentare al Premier Draghi con istanze e proposte del popolo del trasporto e della logistica. Lo ha annunciato nel consiglio direttivo di ieri il presidente Guido Grimaldi, puntualizzando che il dossier sarà frutto del lavoro delle commissioni tecniche e della sintesi delle istanze degli associati, rivolte sempre più alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Riteniamo tra l'altro fondamentale, ha detto Guido Grimaldi, che siano previsti specifici incentivi per l'autotrasporto volti al rinnovo dell'intero parco circolante dei mezzi pesanti, che in Italia ha un'età media di circa 14 anni. A tal proposito è necessario comunque semplificare le procedure di revisione dei mezzi pesanti nel nostro paese e nei trasporti internazionali, visti i ritardi che si sono accumulati e i conseguenti disagi agli autotrasportatori. Riteniamo inoltre indispensabile, ha proseguito il presidente di ALIS, sostenere politiche per valorizzare la formazione attraverso i partenariati con istituti tecnici superiori e università, come già avviene per esempio in Francia e in Germania. Profonda attenzione dell'Associazione sulle risorse che attraverso il prossimo Recovery Plan, ma non solo, possono aggiungere a supporto del settore dei trasporti e della logistica. Per discutere delle opportunità che potrebbero già essere nell'immediato a disposizione del comparto, Roberto D'Antonio ha ospite in studio il segretario generale di ALIS, Sergio Martone. Allora, caro Sergio, veniamo un attimo all'Europa e come l'Europa può essere vicino agli Stati, cioè non solo ovviamente con tutto quello che si sta facendo e si farà con i Recovery Fund, ma anche con le deroghe agli aiuti di Stato. Varie misure sono state adottate, diciamo, per tutto il 2020 e poi ci sono state varie revisioni, modifiche. L'ultima risale a circa un mese fa, ci sono delle forti novità. Sì, caro Roberto, le novità sono importanti e si inseriscono nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia e dell'attuale emergenza Covid. Questo quadro temporaneo è stato reso necessario dallo scenario economico pesantemente colpito dalla pandemia. A questo scenario che si evolveva e si degradava giorno per giorno dal marzo del 2020, la Commissione europea ha risposto in maniera molto dinamica, introducendo da prima il quadro temporaneo di deroga al divieto degli aiuti di Stato e successivamente con una serie di modifiche che hanno ampliato sia l'ambito temporale in cui gli Stati membri possono derogare agli aiuti di Stato e sia con riferimento ai tetti finanziari, all'aspetto quantitativo, certo. Dei diversi oggi a quanto si è arrivato, cioè questi aiuti alle imprese a quanto possono montare? Oggi abbiamo diverse tipologie di aiuti che si inseriscono nei vari paragrafi di questa comunicazione della Commissione europea. In particolare aveva creato non pochi problemi gli aiuti, quelli rubricati al punto 3.1 di questa comunicazione, che si sostanziano in sovvenzioni, agevolazioni fiscali. In particolare ricordiamo che una delle norme più rappresentative, derogatorie agli aiuti di Stato, è quella della parziale esenzione dell'IRAP per le imprese. E questa norma, che è stata introdotta con i vari decreti del precedente ormai governo italiano, era stata in sostanza criticata perché sotto il profilo quantitativo non raggiungeva di fatto l'obiettivo. Se non sbaglio c'erano dei tetti di 800.000 euro. C'era un tetto di 800.000 euro. A quanto si è arrivato adesso? Oggi noi siamo arrivati con l'ultima modifica, con la quinta modifica al quadro temporaneo, siamo arrivati a più che il doppio degli 800.000, siamo arrivati a 1.800.000. Una misura che per quanto probabilmente per i grandi gruppi societari sono importi ancora non forse sufficienti per... Cioè, però senz'altro è perlomeno raddoppiata, però degli aiuti forti ci sono anche sui costi fissi e delle modifiche in tal senso sono arrivate. Esattamente, giusto? Perché abbiamo il paragrafo 3.12 di questa comunicazione di deroga agli aiuti di Stato, del cosiddetto temporary framework, abbiamo la possibilità per gli Stati di introdurre aiuti a copertura dei costi fissi delle imprese che sono stati, che vengono sostenuti e non coperti per via effettivamente del grave scenario economico in cui le imprese si sono dovute. Precedentemente erano di 3 milioni, adesso? Oggi sono di 10 milioni, tuttavia questa misura, è importante sottolinearlo, non è una misura che può essere estesa a tutte le imprese come ad esempio l'esenzione IRAP di cui abbiamo parlato, ma questi aiuti possono essere concessi soltanto a determinate condizioni. Una in particolare, sottolineo, è quella che
questi aiuti di massimo 10 milioni per impresa possono, per la copertura dei costi fissi, possono essere concesse soltanto a quelle imprese che nel periodo marzo 2020, 31 dicembre 2021 abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 30%. Senti, il settore della logistica e dei trasporti è riuscito ad avere dei benefici da questa deroga agli aiuti di Stato? Beh, sicuramente sì, perché nell'ambito di questi aiuti di Stato ci sono anche gli aiuti a favore, diciamo, dei costi, del costo del lavoro, quindi la cassa integrazione, i divieti di licenziamenti conseguenti, sono tutte norme che sono di cui, diciamo, tutte le imprese, e comprese le imprese di trasporto, hanno potuto beneficiare. Senti, c'è stato un blocco nel periodo della crisi di governo. Oggi il nuovo governo quindi è richiamato, diciamo, a concedere questi fondi alle varie imprese. Si è a buon punto? Allora, lo scenario politico, come ben sappiamo, è mutato rapidamente nelle ultime settimane, e quindi ci aspettiamo e ci auspichiamo, anche in virtù di questa profonda modifica che è intervenuta con al temporary framework, che possano, compatibilmente con le risorse a disposizione dello Stato, possano effettivamente mettere in pratica queste misure derogatorie a favore delle imprese. Quindi dobbiamo azionare un osservatorio affinché questo venga applicato. Grazie della tua collaborazione. Grazie, Beatrice. Continuiamo con il resto del TG. Si sono tenuti questa mattina nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma i funerali di Stato per l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un agguato in Congo. Accanto ai familiari presenti il Presidente del Consiglio Mario Draghi e diversi ministri del governo e autorità dello Stato. Il cardinale Angelo De Donatis, che ha celebrato l'omelia, ha evidenziato che c'è angoscia perché la giustizia è disattesa. Anche i diplomatici del Ministero degli Esteri, che non hanno potuto partecipare alla funzione per il contingentamento causato dal Covid, hanno voluto onorare i due connazionali raccogliendosi in silenzio nel piazzale antistante la Farnesina. Non è stata un'esecuzione a sangue freddo, nessun colpo sparato a bruciapelo. Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci sono stati colpiti a morte da due proiettili ciascuno nello scontro a fuoco tra i loro assalitori e ranger congolesi intervenuti in soccorso nella foresta di Virunga. Sono i primi risultati delle autopsie sui corpi dell'ambasciatore e del carabiniere uccisi lunedì in un'imboscata in Congo. Celebrati i funerali di Stato a Roma, i feretri sono stati portati nei loro comuni di origine, Attanasio a Limbiate e Iacovacci a Sonnino, per le funzioni private. Sul fronte delle indagini, i primi risultati autoptici avvolorano l'ipotesi di un tentativo di sequestro finito male e non un attacco per uccidere, mandato all'aria dall'arrivo inatteso dei ranger, ma non chiariscono se i due italiani siano rimasti o meno vittime del fuoco amico. Secondo il governo di Kinshasa, che accusa le forze democratiche di liberazione del Ruanda, i sei assalitori erano armati di 5 Kalashnikov e di un macete, ma gli stessi fucili automatici sarebbero in dotazione anche delle guardie del Parco Nazionale. Per questo i carabinieri del ROS, arrivati mercoledì a Goma, intendono controllare le armi dei ranger. Fondamentale anche la testimonianza del vice direttore del PAM, Rocco Leone, sopravvissuto all'attacco. In Parlamento Di Maio ha riferito di aver chiesto all'ONU e al PAM risposte chiare ed esaustive sull'accaduto. In particolare, Roma vuole un'inchiesta sul dispositivo di sicurezza utilizzato e che chiarisca a chi fossero in capo le decisioni. Migliora a febbraio l'indice del clima di fiducia sia dei consumatori, passando da 100,7 a 101,4, sia delle imprese, da 88,3 a 93,2. Lo stima l'Istat, segnalando però che i livelli rimangono ancora lontani da quelli precedenti la crisi. Sempre in questo mese segnali positivi arrivano anche dall'indicatore del sentimento economico, aumentato di 1,9 punti nell'Unione Europea rispetto al mese precedente. Lo ha comunicato la Commissione UE, che ha riportato inoltre i dati relativi all'indicatore delle attese sull'occupazione, cresciuto di 1,8 punti nell'area dell'euro e di 1,7 punti nell'UE. Decreto Ristori. Pronta l'operazione di semplificazione delle procedure di cassa integrazione, annunciata dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando e messa a punto in stretta collaborazione con l'INPS. Sempre nel decreto Ristori, al vaglio del Consiglio dei Ministri la prossima settimana, saranno inserite le nuove indicazioni sulla transizione digitale 4.0. Verranno apportate modifiche al piano di incentivi fiscali, con un intervento che dovrebbe assorbire circa 6,7 miliardi dei 32 di deficit aggiuntivo autorizzati dal Parlamento. Le modifiche dovrebbero avere carattere retroattivo, coprendo anche gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.
Sono circa 60.000 i lavoratori che, secondo la Procura di Milano, debbono essere assunti dalle quattro principali aziende di delivery che operano nel paese. E questo il risultato di un'inchiesta cominciata nel 2019. Per i magistrati milanesi, i rider devono essere assunti con un contratto che tutela la loro salute e la loro sicurezza. Le società hanno 90 giorni di tempo per stipulare adeguati rapporti di lavoro e pagare sanzioni per 733 milioni per non finire sotto processo. Il procuratore Francesco Greco è stato lapidario. Non è più tempo di dire che sono schiavi, ma dire che sono cittadini. Le società di delivery hanno già dichiarato che si opporranno al provvedimento. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, che avrà validità sino al 31 dicembre 2023. L'accordo prevede per circa 20.000 addetti un aumento in busta paga di 110 euro più una tantum di 300 euro per la vacanza contrattuale per il periodo 2019-2020. Il Consiglio di amministrazione dell'Autorità Portuale di Barcellona ha esteso la concessione del termine della Muel Costa al gruppo Grimaldi di Napoli, 6 anni in più rispetto ai 15 iniziali pattuiti nel 2013 e 2 nuove aree di oltre 27.000 metri quadrati complessivi che consentiranno al gruppo italiano di operare su un'area di oltre 64.000 metri quadrati totali. Chiudiamo il nostro TG con il trailer dello speciale che verrà trasmesso domani alle 16 su Alice Channel e che sarà dedicato a Savona Terminal Auto, il più grande centro integrato di servizi all'industria dell'automotive. Uno snodo strategico per le case automobilistiche di tutto il mondo, il reportage, curato dal vice direttore Antonio Errigo, racconterà le dinamiche proprie di una piattaforma logistica per lo sviluppo dell'import-export, punta d'eccellenza dell'economia del nostro paese. Grazie per l'attenzione, appuntamento a domani con le edizioni delle 15 del TG Flash e delle 19 del TG News. Savona Terminal Auto, il più importante centro integrato di servizi all'industria dell'automotive. Uno snodo strategico per le case automobilistiche di tutto il mondo. Una piattaforma logistica per lo sviluppo dell'import-export. Una punta d'eccellenza dell'economia del nostro paese. Successo personale è puntare a traguardi che sembrano irraggiungibili.